Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi, non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Iniziamo la Quaresima in questo anno in cui l'Arcivescovo, nel cammino che ci porterà poi al Giubileo e lascia stare, avanti andare, fino al 2025, ci ha indicato il verbo crescere e come icona biblica appunto il Vangelo del seminatore, perché si riguardi il battesimo dato agli adulti, il battesimo come opera di Dio adulta, il battesimo che opera negli adulti. Ecco, che ci fa crescere personalmente, ci fa crescere come Chiesa. In particolare in questo anno, ecco, un'attenzione alla parola di Dio, all'ascolto della parola di Dio, alla proclamazione della parola di Dio, quel seminagione abbondante che il Signore fa di tutto quello che Lui è, pensa, vive, sente, e i suoi pensieri, parole e opere senza omissioni. Perché il Signore non si stanca mai di donare la sua parola, di donare la sua verità, di donare la sua vita a ciascuno di noi. Bene, entriamo allora in questa opera benedetta della Quaresima. E io non so, mi sono sentito un po' indeciso perché tutte le volte cosa faccio? Se c'è la festa del Signore dico no, però non vale guardare il Natale del Signore, dobbiamo guardare il nostro Natale. Allora per noi. Oggi che è per noi la Quaresima e la tentazione, mi viene da dire no, non dobbiamo guardare la nostra tentazione, guardiamo a quella del Signore. Ma forse ci possiamo dire, per fare un po' patta con queste due tendenze, queste due vie di pensiero, che guardando al Signore noi dovremmo scoprire il nostro modo di vivere o adeguare il nostro modo di vivere o chi lo sa. Comunque è importante sicuramente che un battezzato, come prima cosa, abbia la voglia di guardare al Signore. Se la Quaresima non ci mette la voglia di guardare al Signore, tutto il resto è mancia, eh? Tutto il resto serve il giusto. Poi per carità di Dio si metterà giù qualche marchetta, qualche contributo per il paradiso forse. Ma sì, ecco. Ma guardare al Signore è la cosa centrale, assolutamente. Entriamo dentro la porta della Quaresima, sempre la liturgia ci fa entrare dalla porta della tentazione. Perché un po' bisogna parlarne, perché sennò poi la gente non si confessa, allora bisogna parlare della tentazione, assolutamente. Ma se voi guardate, queste letture ci parlano della tentazione di Cristo, della tentazione di Dio, che Dio è tentato. Qualcuno dice, ma sì,
Gesù è andato nel deserto ed è stato tentato perché vuole sottolineare il Vangelo che anche lui è uomo. Ma spesso lo diciamo con questo modo, un po' blando, come se Cristo ci facesse un piacere a far finta di essere uomo. No. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Ecco, io sinceramente non so se è stato tentato come vero uomo solo o se è stato tentato anche come vero Dio. Perché avete sentito nella prima lettura, tra virgolette, anche Dio è tentato. È il tempo di Noè, è il tempo in cui non funziona niente. Gli uomini hanno piazzato nella creazione un caos che li porterà al diluvio universale. E il Padre Eterno non poteva dire «Lascia chi vagen!» Guardate, è vero che il linguaggio biblico dice che è Dio che fa piovere, ma alla fine dei guai, quei disastri lì, sono causati dalla natura che si sfoga e accumula e accumula e accumula e accumula. Cosa vuoi mai? Okay. Dio non poteva dire «Ascolta, avete voluto? Godetevelo il diluvio, godetevi il diluvio». Però mi dispiace, avevo lavorato tanto, mi dispiace. Ne salvo qualcuno, salvo Noè, salvo gli animalini, salvo... Avevo lavorato tanto, ma guarda che il Signore dispiace distruggere. Dopodiché, non so se avete notato, ecco, io pongo il mio arco fra le nubi e dice la scrittura, basta, a me piace mica, questa cosa qui del diluvio, questa cosa qui del distruggere. No, io non lo voglio fare, io non voglio che l'umanità sia distrutta. Ma guarda Padre Eterno, che l'umanità se lo merita, Perché noi poi accampiamo sempre un sacco di scuse quando sbagliamo. Sì, però era martedì, era venerdì, pioveva, la vicina di casa se lo merita, tu mi cavi le botte dalle mani, la guerra c'è sempre stata. Noi ci inventiamo le scuse da soli per poter fare il male e per poterlo fare in grazia di Dio. Ci siamo inventati anche le bugie a fin di bene, perché le bombe nucleari non sono a fin di bene. Del bene di qualcuno, del bene di qualcuno, intendetemi, Ma capite? E invece il Padre Eterno dice, no, a me sta storia non piace, non lo voglio fare. E quindi dice, io pongo il mio arco fra le nubi e per il diluvio non ci sarà più acqua. Vi manderò un po' di acqua per i fiumi, vi manderò un po' di acqua per i rubinetti, vi manderò un po' di acqua per le bottigline, ma per il diluvio l'acqua non ci sarà più. Guardate che è ben una cosa grossa, un'affermazione grossa. E per Dio fu una tentazione grossa, quella di essere, non si può dire, non si dovrebbe dire, quella di essere giusto, perché noi ce lo meritavamo. E dice però, insomma, a me questa stiritiera qui dell'essere giusto e far sparire tutta la creazione, a me non piace. Entriamo dentro l'idea di tentazione guardando a Cristo, guardando a Dio, perché io non so se condividete con me la sensazione, sarà perché ce l'ho io, vi chiedo scusa, se no passatemele, compatitemi, ok? La sensazione che in fondo la tentazione sia quasi tipica di noi esseri umani, che abbiamo una specie di istinto al male. Sai, come puoi... Va bene, è chiaro che uno deve dominare l'istinto, Fatti non foste a vivere come bruti. Uno deve dominare... Ma è vero che noi abbiamo un istinto al male? È verissimo che tutti gli esseri umani sono stati graffiati dal peccato originale, Perché anche lavati con il battesimo rimane la concupiscenza. Quindi doveva essere un graffio grosso, Io quelli che dicono che non credono nel peccato originale, io ci penserei, perché con tutto il male che è rimasto anche dopo la redenzione, ma doveva essere un graffio non piccolo. Capite
In fondo, se noi abbiamo un istinto di male, cosa ci possiamo fare? Ditemi voi. Come fa? Io vedo passare una pizza, c'ho l'istinto e gli salto addosso. Vedete? Non è mica colpa mia. Sentite il ragionamento? Lo sentite? Attenzione alla tentazione. A che cos'è la tentazione? Perché se la tentazione viene da chi ha l'istinto del male, sai, uno domina l'istinto, ma poi, come diciamo, quando ce vo, ce vo. Oppure in momenti dove siamo deboli, chiaro, noi abbiamo aspetti forti, aspetti deboli, l'abbiamo detto anche mercoledì delle ceneri, volentieri, volentieri. Ma noi abbiamo certamente delle occasioni per dimostrare a noi stessi il bene. Poi è chiaro che il tentatore ci farà vedere il male. Ho capito, ma se vedi solo il bene, cosa fai? Fai il bene. Se hai davanti una strada, vai per quella strada. E quando ne hai due, il problema grosso. Che cosa fai? Che cosa scegli? Ed ecco il Signore Dio che dice: io non cedo alla tentazione. Guarda, se guardassi alla giustizia, li dovrei annegare tutti. Dovrei annegare tutto il mondo. Ma io non cedo alla tentazione. Perché io non ho solo la strada del bene, Io potrei anche negarli, ma non lo voglio fare. È chiaro che io non li voglio uccidere, questa gente, o no? È chiaro che io mi invento i sistemi per salvarli? Capite? Questa è la tentazione del Signore. E anche noi siamo tentati. Tentati dai cioccolatini, certamente, ma anche tentati dal bene. Non le sentite? Ma voi non le sentite le vocine? Vai a trovare quella persona che ha bisogno, dai! Esisteranno le vocine cattive, eccetera, eccetera, sotto e sopra? Beh, non esistono le vocine buone? Si sono spente? Perché quelle cattive c'hanno una voce baritonale, vero? Ecco, quelle buone? Siamo sordi? Capite? Ecco allora questo deserto, questo contenitore oggi vuoto, riempito già dai semi del Signore, perché il Signore dice la grazia arriva prima di qualsiasi cosa. Ecco il nostro vuoto, il nostro vuoto interiore, di cui la gente ha paura. La gente oggi in generale prega veramente tantissimo pochissimo, Non prega poco, prega tantissimo pochissimo, con una grande paura del suo vuoto interiore, perché spesso abbiamo paura che se ci guardiamo nell'anima e se non trovo niente, o magari trovo, che ne so io, dei discorsi o delle robe o delle cose che non parlano di Dio, non mi fanno arrivare a Dio. Ecco allora il nostro deserto, il nostro vuoto. Tra virgolette, ecco la nostra tentazione. Di cosa vuoi riempire il tuo cuore, la tua interiorità? Guardate, oggi per la maggiore va: riempilo di tutti i posso. Ma sai che posso fare questo, posso fare quello, poi posso fare quell'altro, poi posso fare così, poi posso fare cos'ha. Quante volte noi ci disperiamo perché non posso più. Guarda, non posso più far questo, non posso più far quell'altro. Okay. Proviamo a cambiare prospettiva e a riempire questo spazio di tanti devo. Non i devo rigoristi, Devo. Io devo. Okay. Ma i devo dell'amore. Adesso io farei tanto volentieri diverso, ma cosa vuol mai? Ho famiglia? Devo. Cosa vuol mai? Mi sono sposato? Devo.
Cosa vuoi mai? Gli voglio bene? Devo. Ma non è il devo di chi sente un peso, è il devo di chi spende le sue fatiche. È diverso dal posso, eh? Una volta anche le nostre colline erano località climatica, no? La gente andava, adesso portate a fare la vacanza in collina. La dandè, que, la e l'era a 7.000 chilometri. Perché? Ve lo dico io, perché può. Io posso. Tesoro, se devi, vai. Se no, dov'et? Perché quello spazio lì, il tuo cuore, non è fatto per riempirlo di tutti i posso. Ma perché non posso? Ma se io voglio di drogarmi, scusa, non troverò qualcuno che dice che drogarsi fa bene? E poi facciamo una legge che lo rende legale e poi io posso. Tesoro, se devi, per amore, fallo. Ma altrimenti, max fet. Ecco la nostra tentazione che ci porterà a distinguere dentro la nostra vita il posso dal devo per amore.